Siamo nel lato nord di via Burla Macchi, in centro a Lucca, e questo è il portone di ingresso che fu già del palazzo Jacopi e poi Cittadella. Ha la facciata anche nella piazza Cittadella, ben nota per il monumento a Puccini. Questo è l'ingresso principale dell'atelier Ricci e ci apprestiamo a fare il nostro ingresso. Una parola va detta sulla parola atelier, che era partita dal latino e voleva dire tavola, nel senso di componente di un edificio di lavoro. Questa parola è stata fortunata, è andata in Francia ed è tornata indietro, è diventata atelier nel senso di laboratorio di oggetti di pregio, e quindi giustamente l'azienda Ricci ha premesso al cognome la parola atelier. Facciamo quindi il nostro ingresso nell'atelier. Ci troviamo nel primo maestoso salone di ingresso, che è anche uno dei più grandi. Vediamo che è finemente decorato nei soffitti con degli affreschi che hanno tematiche molto laiche, che hanno a che fare con delle divinità greche oppure delle immagini della classicità. Questi affreschi sono popolati anche di amorini e di fauni della natura più selvaggia possibile, e quindi persone mezze umane e mezze animali, che poi vedremo. Ciascuna sala è arricchita da bei mobili e è caratterizzata da alcuni manufatti. In questa sala, per esempio, spiccano delle borse e dei tessuti, e appesi qua e là ci sono dei vestiti che sono messi lì apparentemente in modo casuale. In questa saletta d'angolo del palazzo che fu degli Jacopi abbiamo dei particolari di moda, in questo caso altissima bigiotteria che sconfina nella gioielleria, e quindi sono braccialetti, collane, e i mobili sono guarniti e arricchiti da ulteriori oggetti di design di una famosa azienda lucchese che si occupa di illuminazione e che popola con i suoi prodotti anche la filmografia mondiale. In questa stanza vediamo antichi abiti da sposa, che sono il fior fiore della produzione di ogni casa di moda, che sono appesi ad ornare le inquadrature delle ampie finestre che danno su via San Paolino e via Burla Macchi. In questa sala vediamo di nuovo abiti da sposa, stoffe che giacciono su poltrone e divani, abiti di tulle, addirittura paltò appoggiati a un attaccapanni, e poteva mancare una specchiera multipla che è propria di ambienti di moda come questa, che può dar luogo a una visione praticamente a tutto tondo dell'abito per vedere come piomba quando è indosso al destinatario acquirente. Sul piano di questo comò giacciono alcune porcellane che richiamano argomenti di moda come questo volto femminile. Questo tavolo è un po' particolare perché è il basamento di una vecchia macchina da cucire con il piano che ospitava il marchingegno vero e proprio per le cuciture. In questa sala popolata di divani e poltrone spiccano di nuovo abiti da sposa e impegnativi abiti da sera, un armadio antico e altri abiti molto impegnativi, compresi oggetti di artigianato etnico. Il soffitto finemente affrescato e ci sono quei fauni di cui avevamo accennato. Questi esseri, mezzi
umani e mezzi animali. In questa saletta, che ha le finestre che danno sull'interno del palazzo, ci sono i copricapo, i cappelli per signora e alcuni oggetti di decorativi come le collane, piccole borse, altre borse e altri oggetti decorativi. Questi sono orecchini, braccialetti, collane. Quindi diciamo che il vestiario viene complementato da ulteriori oggetti. In questa saletta del tutto interna ci sono oggetti di arredamento, quadri di autori moderni, piccoli oggetti di artigianato in ceramica decorata. Questo a significare che il gusto dell'atelier è veramente a tutto tondo. Da qui ci sposteremo finalmente al luogo dove nascono i prodotti artigianali di questo atelier Ricci. Entriamo nella stanza in cui questa bellezza nasce, il laboratorio. Qui c'è il tavolo con il taglio. Precedentemente vengono eseguiti i modelli in carta, dopodiché c'è la tracciatura sulla stoffa, il taglio della stoffa in pezzi e poi la loro riunione con le macchine da cucire. Ultimo atto, la stiratura che avviene su un tavolo da stiro apposito. Alla conclusione della nostra breve visita dell'atelier Ricci, riflettiamo sul fatto che questa azienda è già alla seconda generazione di attività e molto probabilmente a questa seconda generazione ne seguirà una terza. Diciamo quindi che questa qualificatissima attività nel campo della moda trova sviluppo nel tempo a venire, mantenendo in questo modo alto la tradizione dell'artigianato lucchese.